Il sindaco si adoperi per dare risposte alla città e ai tifosi amaranto. È dai banchi dell'opposizione che è arrivato l'appello lanciato dai consiglieri Francesco Romizzi e Alessandro Caneschi, che hanno presentato altrettante interrogazioni dove viene espressamente domandato al primo cittadino quale futuro si prospetta per l'Unione Sportiva Arezzo all'indomani dell'annuncio dell'ormai ex presidente Mauro Ferretti, che ha detto esplicitamente di volersi disimpegnare dalla gestione della squadra di calcio. Abbiamo chiesto quale ruolo intende svolgere l'amministrazione comunale, in primis il sindaco e l'assessore allo sport, rispetto alla vicenda Arezzo. Io sono convinto che l'amministrazione comunale debba svolgere un ruolo attivo alla ricerca di imprenditori sia locali che anche non di quelli della nostra città, affinché questa soluzione vada verso la soluzione. Chiaramente non chiediamo all'amministrazione comunale nessun impegno economico diretto, anche perché chiaramente non lo potrebbe fare, ma il ruolo del comune in questa delicata vicenda è assolutamente fondamentale. Io ho chiesto prima di tutto se il comune si stava interessando della questione, se in qualche modo stava lavorando per evitare un patatrac, un fallimento della società e quindi degli inevitabili danni per la città, non solo perché la squadra di calcio è in qualche modo un biglietto da visita anche di Arezzo in giro per l'Italia, e questo è un aspetto, ma poi c'è un altro: il comune di Arezzo ha dato beni pubblici, e quindi lo stadio comunale e quindi un altro impianto comunale, in concessione alla società, quindi beni pubblici di proprietà della cittadinanza che sono in mano di una società che non si sa che fine farà. E quindi mi sembra centrale, lo dico anche da ex assessore allo sport, che il sindaco, non tanto l'assessore, che tra l'altro ha questa delega da pochi giorni e credo che sia abbastanza inesperta, ma il sindaco prenda in mano la situazione, non tanto per accontentare dei privati, quello non me ne frega assolutamente nulla, quanto soprattutto quello di dare un futuro alla società. Anch'io mi metto tra questi, facendo appello all'imprenditoria aretina affinché provi a trovare una soluzione per salvare la società. Non mi interessa Ferretti, mi interessa la società e mi interessano i beni pubblici del comune e della città che sono in questo momento in mano alla società che non si sa che fine farà. E il sindaco che cosa vi ha risposto? Ha detto che si interessa, e quindi questo è molto importante, e su questo ero d'accordo. Dopodiché ha fatto un attacco frontale ai mezzi di comunicazione, dicendo che parlano troppo, scrivono troppo, eccetera eccetera, quindi ha in qualche modo sviato la risposta, dando la colpa, come faceva qualcun altro, mi ricorda molto Berlusconi, dando la colpa ai media, ai mezzi di comunicazione per i problemi che ci sono. Bene, sindaco, i problemi non li fanno i mezzi di comunicazione, semmai i mezzi di comunicazione fanno il loro dovere, e quindi mi ha dato un po' fastidio appunto la risposta, perché ha sviato il tema e ha fatto un attacco frontale alla libertà di informazione. Tra le voci che si sono alzate forti e chiare c'è anche quella del Comitato Orgoglio Amaranto, che attraverso un'accorata nota stampa invita, così come messo nero su bianco, tutta la città, l'amministrazione comunale e l'imprenditoria aretina a prendere piena coscienza del problema e di cercare in tempi brevi una soluzione che possa quantomeno salvare la stagione e di conseguenza il titolo sportivo. C'è paura di un immobilismo, perlomeno come è accaduto nel 2010, che passi troppo tempo, insomma, per risolvere le problematiche. Sì, io non voglio ripercorrere quello che è successo nel 2010 e mi auspico che ci sia un ruolo, come ho detto prima, molto più attivo da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco ci ha garantito l'impegno, anzi ci ha assicurato che l'impegno c'è già stato ieri sera, qualche giorno fa, insomma subito dopo la notizia da parte di Ferretti. Il sindaco ha fatto degli incontri con degli imprenditori. Per ora non ci sono soluzioni positive e quindi, ecco, l'auspicio è che si continui comunque alla ricerca di forze nuove che possano rilevare la nostra società. Da parte nostra abbiamo dato la disponibilità a contribuire per quello che potremo fare, perché il tema dell'Arezzo e della risoluzione di questo problema è un tema che va al di sopra delle diverse fazioni politiche.